Perché il tema qual è? All'inizio questa mattina, Goffredo, io ho detto che secondo me il problema dei migranti sarà il problema numero uno di questo governo. Perché? Perché credo che sia il terreno su cui Salvini è fortissimo, su cui il sentimento degli italiani è molto vicino a molte cose che ha detto e fatto Salvini. E quindi riuscire a cambiare la percezione di questo tema, facendo contemporaneamente, cambiando politica, ma anche tenendo dritta la barra rispetto all'Europa su quello che noi non vogliamo più essere, sarà fondamentale. E l'Europa, la reazione dell'Europa e quello che l'Europa ci potrà consentire cedere sarà fondamentale a sua volta, tant'è vero che oggi Enrico Letta, che ha fatto una interessantissima proposta, a mio parere, sulla Repubblica, di fare un patto di Lampedusa, cioè firmare un nuovo trattato a Lampedusa che sia esattamente in discontinuità con Dublino, cioè non è più il problema del primo paese in cui arrivi, che fine fai, ma è un problema complessivo, e farlo a Lampedusa sono sarebbe un gran impegnato in bel segnale televisione, però. anche simbolico, a mio parere. Che ne pensi? Che non c'è dubbio, però ce ne vogliono di patti, bisogna farne due, uno quello di Lampedusa e uno sulle città sicure e devono stare insieme e le devono proporre insieme ai cittadini, perché quello che non mi convince e ho l'impressione che gli amici del PD in questo siano un po' vittima dell'illusione ottica che Salvini ha proiettato per un anno e devo dire anche la tua ricostruzione mi sembra vittima di questo, cioè quello che Salvini ha fatto sull'immigrazione è zero. Salvini ha fatto vedere 30 disperati ogni 15 giorni in mezzo al mare per far dimenticare agli italiani che non era capace di prendere i 600.000 clandestini di cui lui aveva parlato agli Rimpatriare. elettori. Ha fatto zero, anzi ha aumentato il problema dell'insicurezza, perché se tu togli la protezione umanitaria e butti fuori la gente dai centri di accoglienza senza sapere dove mandarli, perché non sei neanche andato in Africa a fare gli accordi bilaterali che lui aveva promesso di fare, la gente sta alle stazioni. Quindi allora il problema di Salvini è stato, la ragione del decreto sicurezza bis è stato costruire un grande specchietto per le allodole da mostrare agli italiani ogni 15 giorni Ti posso fare in favore, un'obiezione? perdonami, in favore di televisione. Ti Il posso farti PD è un'obiezione? Il prigioniero fatto di che quei questa 30 roba. disperati a cui Salvini chiudeva i porti non fossero mai accettati, né a Malta che faceva finta di niente, né alla Spagna che faceva finta di non vedere, cioè il fatto che il resto dell'Europa stesse a guardare non è stata una grande arma nelle mani di Salvini, a Non tuo c'è parere? alcun dubbio, ma ti ripeto, stiamo parlando numericamente, dal punto di vista dell'incidenza del fenomeno, di una cosa inesistente che è stata costruita ad arte per non far vedere agli italiani quanto Allora, si è incapaci di fare questo, quanto si è riusciti a mettere nei prossimi 2 anni 130.000 irregolari in più col decreto sicurezza. Allora il PD da questo deve uscire. Continuano a inseguire Salvini su questa cosa, senza capire che non semplice è raccontare agli italiani quello che Salvini non ha fatto, che è tantissimo.